Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Parliamo dell'amichevole di oggi, dell'Under 23 che ha giocato a Vinovo e vinto 6-1 contro il Busto 81. Allora, Busto 81 che è una squadra appunto di Busto Arsizio, fa il derby con la Pro Patria, per chi non lo sapesse, ma non lo giocano mai il derby perché è il Busto 81 che è un'ottima realtà di Busto Arsizio, ma è una squadra che gioca in eccellenza, mentre invece la Pro Patria ovviamente è la squadra di Serie C. E partita interessante che aspettavo appunto i tabellini e le cose per prendere degli spunti. Volevo vedere un po' com'era lo stato di forma della Juve Under 23, perché è vero che la Coppa Italia secondo me a me ha dato molte buone sensazioni, perché comunque è vero, sei uscito, ma sei uscito con 4 punti, come l'Albissola che è passato, e con l'Albissola e il Cuneo alla fine secondo me hai fatto vedere le cose migliori. Addirittura con l'Albissola stavi vincendo 1-0, hai avuto un po' di defiance sull'1-1, hai preso il 2-1, ma poi sei riuscito a segnare il 2-1 e il 2-2, e sei andato anche vicino a fare il 3-2, perché Olivieri si è mangiato un gol davanti al portiere. Quindi insomma, credo che alla fine quello che ho visto di buono in Coppa Italia si sia visto anche in questa amichevole. E era importante fare questa amichevole, ne giocherà anche una, mi sembra, domenica, perché il fatto che il campionato di Serie C slitta, bisogna mantenere comunque le gambe allenate. Comunque, i 6 gol sono stati segnati: 2 da Olivieri, 1 da Bonino, Touré, Becchio per il Busto che ha ridotto il gap. Poi hanno segnato ancora Zappa e ancora Mavididi che continua, secondo me, a far vedere delle ottime cose. Movimenti già da giocatore che non è un giocatore, cioè è un giocatore che sicuramente ha esperienza e sa cosa fare in un campo da gioco. Ecco. E questo sicuramente. Detto questo, buonissima anche la prova di Olivieri che fa 2 gol e dà continuità anche al gol in Coppa Italia. Attenzione Olivieri che secondo me potrebbe essere il crack di quest'anno positivo per la Juve Under 23. Attendiamo adesso le altre amichevoli dell'Under 23, ovviamente prima dell'inizio del campionato, e attendiamo l'inizio del campionato perché sono curioso di vedere intanto anche solo in che girone capiterà la Juve Under 23. Chiudo con questo video e vi do appuntamento con i prossimi. Ciao!